rischiano di perdere il posto di lavoro. Rispetto agli enti pubblici, insegnanti, diciamo, nel pubblico impiego, nella sanità, il rischio di perdere il posto di lavoro è molto più basso. Qui, quando varchi per cancello e indossi la tuta, ti fanno un culo così, sia a livello psicologico che a livello fisico. Quindi non c'è, è facile fare i rivoluzionari sapendo che comunque alla fine della fiera che cosa ti problema è che non lo fanno neanche più i rivoluzionari. Io lavoro in un ente pubblico, sì, okay, dove siamo in pochi, siamo in cinque, e c'è proprio il discorso: noi siamo molto fortunati ad avere quello che abbiamo, ed è vero, perché ci mancherebbe. Ma questo non fa sì da dire noi siamo molto fortunati, dobbiamo maggiormente tirare fuori i coglioni per gli altri. No, noi siamo molto fortunati, teniamoci quello che abbiamo. Brava, è hai proprio capito? Questo, è proprio e questa questo la merda. Il punto è proprio questo. Perché è una tristezza questa cosa qua, hai capito? No, ma il punto è proprio questo. È proprio questo. I miei colleghi, quando io, praticamente, io sono praticamente, siamo in due iscritti a, purtroppo a CGIL, perché non ci sono altri sindacati. Ma dove lavori, scusami? Io lavoro all'Ordine degli Psicologi del Piemonte, comunque faccio la segretaria per gli psicologi. Ed è un ente pubblico. Quando io magari dico no, perché comunque se loro vogliono fare un accordo integrativo come si deve, i miei capi che fanno parte del sindacato degli psicologi mi hanno detto ma così, cioè senza pudore, volete fare il contratto integrativo, volete che ogni anno lo discutiamo, allora io non voglio vedere il sindacato in trattativa. Certo, ti metti i paletti subito. Però vedi, questi del sindacato adesso, sono però... del sindacato, al che io gli ho detto: allora va bene, io non ho il sindacato e voi non avete il consulente del lavoro, allora. Cioè se io non devo essere tutelata, tu i conteggi e cazzi e mazzi te li fai da solo. Siccome sei uno psicologo del cazzo che non sai neanche fare 2+2, non sei capace. Sai cosa è successo? Che la mia RSU si è trovata in trattativa, cioè in trattativa alla firma, che non ha portato il nostro sindacato, e loro sono arrivate con il loro. Quando io mi sono incazzata come una iena, i miei colleghi, sai cosa mi hanno risposto? Vabbè, abbiamo ottenuto quello che volevamo, perché fai tanto casino? Hai capito? Questo è il concetto, abbiamo ottenuto quello che volevamo, che di base ci sia un sopruso, proprio da un punto di vista etico anche, e morale, non gliene frega un cazzo nessuno. Ecco, però, scusa, io proprio a rischio di diventare antipatico, proprio a rischio di esserti antipatico, tu mi stai dicendo che sei iscritta alla CGIL. Sì. C'è un sindacato di merda. Bravo. Venduto, che si vende lo la sai. Classe. No, ma dico, ma io, piuttosto quei soldi che pago ogni mese, ma io li do in beneficenza. Hai ragione, ma sai qual è il problema? Che noi non siamo in grado, io non sono in grado di valutare un contratto integrativo che ci danno ogni anno. Ecco, ho capito, allora iscriviti a un sindacato di base. Ma li seguono gli enti pubblici? Certamente che li seguono, ma scusa un attimo. No, scusa, ma io sono molto ignorante di questa cosa. Veramente, secondo te è possibile che quando abbiamo fatto... Ma l'USB che è un sindacato di base, noi magari un po' meno, perché... Però negli enti, questi qua che sono un sindacato di base... Guarda, mi dai una notizia fantastica, perché io pensavo di non avere scelta, hai capito? No, tu ce l'hai la scelta. No, io pensavo che non fosse possibile avere una soluzione. Io quando mi trovo delle compagne che mi dicono io sono iscritto alla CGIL perché... No, ma io gli darei fuoco, hai capito? Cioè, no, io ma lo diamogli, no, ma ecco, vedi, adesso diamogli fuoco, non voglio... No, vabbè, però, ma è un modo di dire. Cioè, no, però io sono d'accordo. No, ma io gli darei fuoco, io alla Camusso gli darei fuoco. Da fuoco? La Camusso era qui, quando io avevo... 28-30 anni, era qui, faceva la responsabile, sì, a Mirafiori, sì. Ma tu lo sai che l'hanno espulsa quasi perché ci è venuto a dire che ha firmato un accordo, sì, un accordo sulla malattia, e che non se n'era accorta che, no, che c'era una postilla che ci, una postilla, sì, sì, che ci penalizza, vero, no, sulla vero questione, ti sai, sull'articolo 19, sì, dove sì, noi, sì, Dio, ci penalizzano sulla malattia, che ci raddoppiano i giorni di malattia, che tu se dopo, c'è, dopo il settimo evento. Tu immagina se che fai ti meno ammali... di 6, 5 sono 10. No, ma tu immagina, quindi... te lo racconto in breve. Sì. Tu immagina che noi abbiamo un comporto di malattia che dura 3 anni. Tu in questi 3 anni hai, come dire, la possibilità di fare un certo numero di giorni di malattia. Ma se tu in questi 3 anni
apri 7 eventi, sì, apri 7 episodi, sì, diciamo, sì, e al di sotto dei 6 giorni, no? Tu immagina, io ho una... Ma poi io ho un medico che colite, mi dà 5 giorni, non mi dà il sabato. No, ma metti che io ho una colite, sì, ho una hai roba hai cagato che... tutta la notte, sì, hai capito, il giorno anche... dopo sei uno scherzo. No, ma metti che io in 2 giorni risolvo il mio problema e vado a lavorare, no, sono penalizzato. Quattro, perché sono 4, sono conteggiati 2. Quindi vuol dire che dopo il quinto, dopo il settimo evento mi conta doppio la malattia, 5, 10, no? E non solo, dopo 120 giorni di malattia, 120 in 3 anni, mi riducono il salario, me lo riducono. Cioè, ma ti sembra una cosa... Ecco, questa qua mi viene... Un trattamento di favore alla Fiat l'80%, se no il 50% negli altri ditte. Certo, e mi vieni a dire... Dai, non si può. Che non hai visto sta roba! Non ti sei accorto di una roba del genere? Ma sei un infame. E poi, adesso fa segretario nazionale della CGIL, ma anche quelli che noi abbiamo qui, i nostri compagnuzzi della Fiat... Poi ti devo dire una cosa, guarda, perché veramente... Guarda, io sinceramente non voglio... Non voglio, come dire, risultare come quello che, siccome dei Cobas, sputa sugli altri, no? No, ma però bisogna proprio conoscere le cose perché uno possa, diciamo, valutare, certo, se uno dice delle stronzate o meno. Solo quello. No, guarda, ma guarda che non è che ci vuole poi tanto. Posso dirti solo veramente 30 secondi. Qua sono venuti a fare assemblee, Landini è venuto a Airaudo, sono proprio i vertici, capito, della FIOM. Ebbene, si sono spesi e gridavano con sto microfono, sembravano proprio, erano presi, no? Capito? Noi siamo contro questo cambiamento nel mondo del lavoro, non si tocca, cioè i diritti non verranno mai intaccati. No, comunque, i diritti sono stati intaccati, c'è stato sto cambiamento, sono andati in tribunale, c'è stata una denuncia da parte della FIOM perché il contratto nazionale è stato abolito, è stato modificato, tutte queste cose qui. Beh, l'udienza quando c'è stata la prima udienza, quando io ho sentito la dichiarazione di Landini uscendo dal tribunale di Corso Vittorio, che diceva abbiamo vinto, come hai vinto? Ma sai perché ha vinto? Perché anche noi, il giudice ci ha detto possiamo entrare in fabbrica, però dice cambiano, le regole cambiano. Dobbiamo sostostare. Ma tu sei un infame, tu sei una merda. Cioè, sei... per una tua cosa personale. No, tu sei venuto. No, perché allora a te non ti interessa che a noi ci toccano i diritti, ci cambiano. Ti la malattia di non te la fa. A te ti interessa di entrare lì, ma tanto io non mi scrivo con te, hai capito? Se noi non entriamo più lì, io con te non mi scrivo. No, ma il problema è che perché comunque... sei una schifezza. Però attenzione, Roby, non dimentichiamoci che questi qua della FIOM avevano le idee chiare rispetto, però non mi puoi dire in televisione al davanti ai media, davanti loro all'Italia, sempre, rispetto a noi loro hanno sempre abbiamo detto, vinto, ma cosa sullo hai straordinario vinto? Noi siamo d'accordo sulla flessibilità, noi siamo d'accordo sul raffreddamento dei conflitti, discutiamo e siamo quindi contenti che entriamo in fabbrica, no, e rappresentiamo già una i lavoratori situazione, a chi rappresenti? A me non mi rappresenti perché non mi faccio la tessera con te. Diego. No. Diego, solo che sai cos'è? Che quando prendiamo questi discorsi mica ci prende il fuoco poi, allora... Ma lo credo bene, ma infatti per me sono molto interessanti perché io sono molto ignorante di questa cosa. Perché tu non a puoi venire fa a fare assemblee e dire noi siamo contro questo sopruso sui diritti. È arrivato un certo Diego. Massimo, no? Chi? Certo Massimo Santa Croce. No, guarda, qua c'è tutto Santa Croce. Però in compenso... Di Sant'Andrea, e ci abbiamo una della TAV. Ciao Daniele. Ciao. Mica, sono troppo felice che è arrivata questa compagna della tavola. Non sai come volevo stasera. No, ce l'ho io. Ma gli altri 5.000 dove sono? Sono arrivano. Lascia perdere che sono in giro per il mondo. Lascia perdere che sono ovunque, dai, adesso scherziamo, sai che sono ovunque, dai. Però quello che ti volevo dire, ad esempio, pensa che del il 7 e l'8, cioè oggi e domani, quelli della FIOM avevano organizzato con Notav e con quelli che gestiscono il Notav, che sono quelli dell'ASCA, Scatassuna, certo, conosciamo bene, che dovevano fare questo 2 giorni in Piazza Castello. Noi di Piazza Castello abbiamo detto, va bene, scusate se noi abbiamo un presidio lì da quasi 50 giorni, magari parlarcene sarebbe stato carino, no? Certo. Avvisarlo. Quando siamo andati lì a dirlo al Chiomonte, mi sembra che sia stato detto, praticamente insomma è venuto su un casino eccetera, alla fine si sono offesi perché noi non abbiamo subito accettato eccetera, alla fine hanno
cassato i due giorni, infatti oggi e domani non si fa. Però dovevano fare una manifestazione proprio in Piazza Castello. Chi viene? Chi sarebbe venuto? Il compagno Airaudo? Oppure non so. Questo tipo... non lo so, ma penso che sarebbero stati molti, penso, perché tra loro e l'Asca sicuramente avrebbero tirato su un sacco di gente. Sì, perché loro. E noi di Piazza Castello abbiamo detto: per noi va bene, noi ci uniamo, cerchiamo di organizzare, ma niente bandiere. Cioè, se vuoi porti la bandiera a Notav, se tu ti aggreghi a Notav, ma niente bandiere né film né niente di niente. Boh, finita lì la storia. Sai cosa ho notato? Da parte di diversi, anche qui sono venuti dei tesserati film, no? Sì. E c'hanno questo. Vuoi un bicchiere di vino, Diego? Questo cruccio nella testa, cioè, però le bandiere no, però e questo no. Okay, no, veramente le bandiere non le abbiamo dette noi. Sì, sì. Ci abbiamo detto noi alla FIOM. Ma noi le abbiamo dette, allora, se venite qua. Allora, qui ci sono dei profeti che sono venuti il primo giorno e hanno fatto no, primo, notte e secondo, capito? E se mettono, ma chi se ne frega? Ma vieni, no, porta... ma sai perché? No, ecco, non sai perché? No, sì! Questo riserva. È un dolcetto della... Della riserva. No, della riserva. Quello che dici tu, hai ragione. Diego. Però è un discorso diverso, perché per il fatto del notab, il notab è un altro discorso, cioè nel senso che secondo me se tu vai a manifestare tu, lui, io, chiunque, perché secondo me siamo tutti nella stessa cosa, mettere un certo tipo di... quale bandiera ci sono? E il fatto di averne di più è quasi un miglioramento, è sicuramente un miglioramento, hai capito? Lì è bene invece che non ci sia nessun tipo di partito, nessun tipo di sigla, nessun, niente di niente, perché è facilmente... No, ma io dico che il fatto di dire... È equivocabile. Esatto, cioè del tipo il notav è con quello e no, non ma va bene. Diventa quasi un marchio. Però, diciamo a me dà la sensazione che ogni volta che uno entra in questo discorso, però le bandiere. Qui non è questione di bandiere. No, io sono molto d'accordo che ci siano problemi. Le bandiere della TAV, perché noi poi dal primo giorno... bandiere di uno delle anche TAV, perché oggi, non è politica. È il problema? No, adesso certo. Oggi c'è stato vento, e molte sono volate anche le nostre. Ma noi siamo nella merda. Però la questione TAV, sai perché? Beh, però scusa un attimo, voglio vedere se ti venissero a mettere una bandiera della Lega, se tu saresti tanto d'accordo. Assolutamente. Lascia perdere, noi sono venuti quelli dei 5 Stelle che hanno dato i volantini con il marchio 5 Stelle. Che io se vengo... permetti a me girano un po' i coglioni, posso sposare il discorso notav, però io quello politicamente io il discorso 5 Stelle non lo sposo. Ma guarda, cioè... ma guarda che Grillo quando è venuto da voi a dirvi a destra e a sinistra, io vengo proprio dall'isola dove viene lui e l'hanno quagliato in un gabbiotto dove nuotava cicciottello com'era, dove gli costava 3.000 euro al giorno. Il giorno prima era... Prego. Pronto? Fammi. Ciao, tutto bene? Com'è? Io sono per socializzare sotto la lotta, tenda, quindi che sto parlando con 4-5 persone davanti alla Fiat. Sto aspettando Antonio, Luigi e forse qualcun altro che... No, in corso Tazzoli al cancello numero 2. Beh, Diego, sì, all'entrata Diego, numero 2. Non scherzare. Bene, qua sono molto contenti. Io subito pensavo non fosse serata, invece sono molto contenti. Quindi subito avevo detto da Antonio di non venire. Invece poi ha detto che loro erano favorevoli. Davide non viene perché sua madre ha avuto un incidente, sono su in Valsusa. No, non Corso Tazzoli numero 2. Corso Tazzoli è entrata della Fiat numero 2. Gli ho chiesto. È entrata 2, cancello 2. Tu vieni? È venuto il suo amico idraulico. Ok, va bene. No? Però poi vieni qua. È venuto da me, 50 euro.